ragazzi, che cos'è successo qui? Ma perché tutto il legno è così strano? E poi c'è Solar nel mondo, oh mio Dio! Che paura! Ovviamente faremo un grande scherzo al mio amico Elisergio, che si trova qui nel server, come vedete. E probabilmente starà a casa sua. Guardate che schifo quegli alberi. Ha fatto pure un advancement, un achievement. Adesso direi di andare da lui ed iniziare a parlargli e vedere un attimo cosa dice, perché lui in teoria adesso dovrebbe vedere questi alberelli. Eli, ciao! Oh mio Dio, hai visto cosa io sono io, questi alberi? Guarda, questi alberi sono veramente terribili. Ma cos'è successo a casa tua? Non lo so, l'altra volta era esplosa, l'ho aggiustata, per meno male. Ora c'è Solar, poi ci sono questi alberi, mi sto cagando addosso, ti giuro. Ma che cos'è successo? Questo è un mondo veramente strano, Eli. Cioè, troppa paura. Ecco, tu mi hai invitato in questo mondo tranquillo, era l'inizio. Ora come mai questa cosa? Ma non lo so, non lo so. Sai che ci succedono sempre queste cose nei nostri mondi. Vabbè, senti, io per ora vado, vediamo se magari non succede niente. Magari gli alberi non fanno assolutamente niente, no? Va bene, ci sentiamo, ciao. Ciao. Non può più sentirmi. Ah, che bello fare gli scherzetti, raga. È la mia cosa preferita. Allora, io potrei mettermi in creativa e direi di fare tipo delle cosucce qui in creativa. Oddio, raga, questi alberi qua potremmo spammarglieli, perché questi qua nascondono un sacco di cose. Potrebbero esserci diverse cose che fanno paura, tipo le candele, magari le candele rosse. E poi dopo prendiamo anche un flint and steel e gliele accendiamo qua. Però prima devo mettermi tutto invisibile. Ok, mi sono messo invisibile, ragazzi. Adesso in teoria non mi vede, giusto? Ok, no, vede una cosa strana, quindi togliamoci questa pala dall'inventario. Adesso devo entrargli in casa e mettere questa candela qui. Oddio, gli ho dato fuoco a casa, ragazzi. Oh, porca miseria, guarda qua questa candela. Oh mio Dio, ma cos'è questa candela qua? Chi l'ha piazzata? Oddio, ma ne è apparsa un'altra! Fantasmi, siete voi? Non mi fate niente, per favore! Eli, che cosa sta succedendo? Mi hanno piazzato quattro candele qua! No, ma chi te li ha piazzato? Gli alberi, forse? Non lo so! Forse gli alberi, sì! Non lo so, forse si sono arrabbiati con me! Cos'è? Cosa sta succedendo? Oh mio Dio, che cos'hai? Mi è apparsa una catena! A me è apparsa invece una cosa dal terreno che spunta da sopra, da sotto, sopra, giù. Cioè, è assurda questa cosa! Da sopra, da sotto, giù? Sì, assurdo! Che cos'è? Mi è apparso il legno! Madonna, Adonis, ti prego, vieni a casa mia, aiuto! Ok, sto arrivando, ma forse sono stato risucchiato dentro un tunnel spazio-temporale. Adesso come faccio? Porca puzzarda! Adesso me ne vado! Ok, ragazzi, è bellissimo fargli gli scherzi, mi sento così cattivo. Dove sta andando, ragazzi? Che cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Oh mio Dio, ha messo un cartello proprio vicino agli alberi, peraltro. Non è che tipo adesso odia gli alberi. Tutta questa cosa non mi sta convincendo, ragazzi. Questa cosa mi sta iniziando a far paura. Voliamo un po' più da lontano, perché sennò lui potrebbe sentirci. Cioè, se tipo camminiamo vicino a lui, sente i passi. Quindi dobbiamo stare attentissimi. Oh mio Dio, cosa ha scritto? Adesso il mondo è mio, lo salverò a tutti i costi. Oh mio Dio, la cosa più terrorizzante è che non ha messo l'accento sulla E. No, sto scherzando, non è simpatico questo. Oh mio Dio, questa cosa è veramente inquietante. Ma perché dice questa cosa? Dove sta entrando? Forse vuole entrare a casa del gatto, che sarebbe un altro giocatore. Cioè, non è un vero gatto, però è un giocatore all'interno del mondo. Il nostro amico, cioè nostra amica in realtà. Ed è veramente... Che cacchio... Cioè, guardate qui. Ma porca di quella puzzarda. Cioè, che paura. Cosa vuole fare? Cosa vuole fare? Forse vuole tipo rubare le cose dal... Oddio, paura che qua voglia rubare tipo le cose. Ragazzi, questa cosa è diventata inquietantissima, perché oltre a fargli lo scherzo, mi sa che lui sta iniziando a rubare e ad impazzire. Forse per lo scherzo che gli stiamo facendo. Può essere. Perché se noi facciamo gli scherzi alle persone, poi dopo questi si convincono di cose strane. What? Ha messo una TNT all'interno della casa del gatto. Non possiamo permetterglielo. Ma che cacchio? Cioè, come si permette? Poi questa è anche una casa bellina. Cioè, guardate qui. Adesso vi faccio anche vedere, perché è molto carina secondo me come casa. No, dove è andato al piano di sopra? Lo sapevo. Non puoi mettere le cose qua. Oh, mi sa che ha visto. Mi sa che ha visto. Aspetta.
Adesso... Cos'era? Ma perché? Ma perché esistono queste cose? Eli, cosa succede? Cosa succede? Mi sta comparendo del legno. A parte che è legno gratis, quindi... Perché? Ma dove sei finito tu? Sono in giro. In giro? Che vuol dire in giro? Sì, sto prendendo dei materiali per me. Dei materiali, ho capito. Strano, perché? Cos'è che ho sentito? Ho sentito un suono strano. Ero io che dicevo perché? Perché dovresti prendere dei materiali? Per continuare la mia vanilla, no? Va bene, allora ci vediamo alla prossima volta. Perché mi muto, perché sono dentro la dimensione del cunicolo spazio-temporale. Ciao. Ciao, ciao. Ok ragazzi, questa cosa del cunicolo spazio-temporale deve... Cioè, probabilmente penserà che lo sto prendendo in giro, perché su Minecraft non esiste. Ma sapete com'è? Dopo tutto ci sono tutti questi alberi, ormai non è difficile credere al cunicolo. Cioè, che poi, vabbè, è una cosa un po' strana. Cioè, non spiego che cos'è un cunicolo spazio-temporale. Cioè, è una cosa un po' strana. Però, cosa vuole fare? Perché si sta avvicinando pericolosamente a casa mia? Ed è entrato pure nel mio forno, dove c'era scritto... Non entrare, forno a microonde di Dunis. Non entrare, bro, perché stai entrando? Allora, bro, ti devo spaccare tutto, devo esploderti tu. Stai entrando dentro. No, ragazzi, questa cosa mi sta facendo diventare veramente, veramente arrabbiato. Perché sta facendo questa cosa? Ragazzi, perché lo sta facendo? Perché lo sta facendo? No, guardate qua. Perché si sta avvicinando a casa mia? Non è che vuole fare come a casa di Cat. Mi sta rubando le mie piantagioni, perché tutti lo devono fare? Perché lo devono fare? Dovete smetterla di rubare le mie cose, che sono mie, tutte mie. Se l'ho messa intorno a casa mia, dovete chiedermi il permesso. No, sta continuando. No, ragazzi, sto per uccidere. Sto per veramente. Devo prendere la spada. Mannaggia, veramente. Che tipo, madonna mia. Cos'è stato? Faccio proprio cagare addosso tantissimo. Porca di quel maiole scurreggione. Ma perché? Che adesso mi sento. Cosa ti ho fatto io? Ah, Kelly, veramente in questo mondo le persone che fanno cose sbagliate verranno punite da Solar e da tutti gli alberi del cacchio. Hai capito? Sì, ho capito, ma perché sembri tipo arrabbiato? Io non sono arrabbiato, non sono per niente arrabbiato. Cosa stai dicendo? No, osi tu dire sembri che... veramente arrabbiato, no, ma non senti, so con chi. Me ne vado dentro il buco, ciao! Ciao. Ragazzi, non lo sopporto più. Mi sta distruggendo casa mia. Sono diventato un motore. No, non vuoi. Regali del gatto. Cosa sta... No. Il gatto mi ha fatto un regalo. Mi ha fatto un regalo e lui me l'ha... No, no, ragazzi, questa cosa è punibile. Proprio, ma proprio punibile a livello... Ah, oh mio Dio, ragazzi, non potete capire. Io adesso devo fargli una prigione. Devo distruggerlo con tutto, devo distruggergli tutto. Ragazzi, mi sta rubando tutto nelle casse. Ragazzi! No. Tu non hai capito niente. Tu non hai capito assolutamente niente. Io adesso, madonna mia. Cos'è? Cosa sta facendo? Kelly, cosa stai facendo? Non lo so, sono in giro, come ti ho detto, sto facendo le mie cose, no? Dove sei in giro? Dove sei? Sono vicino a casa mia adesso, sono tornato. Vicino a casa tua? Ah, ho capito, quindi tu saresti vicino a casa tua, mi stai dicendo quindi la verità, giusto? Sì. Mannaggia quanto... Hai dubitato di me? Non lo farei mai, perché non si dubita fra amici. Ma mi stanno uccidendo, aiuto, Dunis, aiuto! Corro! Mi sa che stanno facendo proprio bene. Senti, io me ne torno via, ciao! Ciao! Ragazzi, non sto più sopportando questo qua. Mi ha rubato... Ma voi non capite la gravità della situazione, ragazzi? Non capite quanto è grave questa cosa? Cioè, non è che sono... Quello era un regalo da parte di un giocatore che io non avevo nemmeno visto finora. E che ho visto solo perché sono entrato dentro casa quando... per fare lo scherzo a lui. E quindi vuol dire che era un regalo recente. E quindi vuol dire che non l'ho nemmeno ringraziato, ma... e lui me l'ha rubato. Non potete capire la gravità della situazione. Allora, mi sta facendo anche un favore in realtà, perché questa cosa era veramente brutta in mezzo alle scatole. L'aveva fatto per un video. No, che cosa sta facendo? Cosa vuole fare? Non... Perché? No, questa... Allora, ragazzi, mi sa che dobbiamo creare una prigione in questo posto schifo. Cioè, in questa vanilla veramente bellissima. Dobbiamo creare una prigione per quelli che non vanno bene, che trasgrediscono la legge. Cosa sta facendo? Perché sta continuando a rubare? No, questa cosa non va per niente bene. Questa cosa non va per niente bene. No, ragazzi, sta continuando.
Io non so più. Allora, dobbiamo continuare a fargli gli scherzi, ma ancora più cattivi. Ma non so cosa fargli. Cioè, ho come l'intenzione di tipo esplodergli la casa. È un End Crystal, un End Crystal, eh? Un End Crystal potrebbe fargli esplodere la vita. Altro che, potrebbe fare. Ah, poi sì, i teschi, tutti i teschi. Sì, 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 mettiamo i teschi. E poi dopo gli mettiamo una testa di drago. E poi dopo gli mettiamo questa cosa. Sì, mettiamo tutto quanto e lo facciamo impazzire. Lo facciamo impazzire. Lo facciamo impazzire. Hai capito? Lo facciamo impazzire. Cosa sta succedendo? Allora tu come ti permetti di fare tutte queste cose cattive contro Dunis? No, no, cosa mi hai posseduta? Via, via, corri via. Aia! Schifoso. Corri via. Ehi. Ciao, ciao Dunis. Tutto ciao. Posto tu? Cosa fai? Mi fai paura anche tu, aiuto! Perché ti faccio paura? Dopotutto sono un tuo grande amico, perché ti dovrei far paura? Sì, potrei essere quanto vuoi amico, però mi stanno succedendo troppe cose. Io tra poco esco dal mondo, faccio esplodere tutto. Aiuto! Cosa hai detto? Cosa hai osato dire? Cosa hai detto? Non ripeti, cosa hai detto? Esci dal mondo, esplodere tutto! Ah sì, vuoi esplodere tutto, eh? Corri via! E se ti facessi esplodere io tutto nel gioco? Cosa? Cosa? Perché tu? Perché? Perché ci sono delle cose che non vanno bene in questo mondo. Quindi sai com'è? Peraltro gli alberi mi sa che mi hanno posseduto anche nella vita reale. Quindi mi cosa? Sa che adesso sento un certo bisogno di vendetta verso di te. Perché gli alberi mi hanno detto una cosa strana su di te. Non so se mi hanno mentito, però mi hanno detto che tu sei entrato in casa mia. Gli alberi stanno mentendo, spero, vero? Sì, stanno mentendo. Perché non ti sento così tanto convinto? Perché sembri molto arrabbiato. Quando sei molto arrabbiato mi spaventi. Dimmi un po', dove sei? Ah, ciao, Eli. Ciao, sei uscito dal tuo buco spazio-tempo, lì, com'era? Dal mio buco spazio-tempo, sì. Allora vieni con me, forza, vieni, vieni. Andiamo insieme verso casa mia per vedere se gli alberi hanno mentito oppure non hanno mentito. No, non andiamo a casa tua, volevo fare una sorpresa. Una sorpresa, eh? Sì, sì. Sono andato in caverna, ho trovato dei diamanti. Dimmi la verità, chi è stato questo? Non lo so. Poi con i diamanti ci torniamo sui diamanti. Non lo sai, eh? Dimmi la verità, non, ho detto, chi l'ha fatto? Non lo so, come ti ho detto sono stato in caverna, ti ho preso i diamanti. Purtroppo il lupo perde il pelo ma non il vizio, si diceva, eh? Va bene, Sì, ma... Cosa dovrei aver fatto io? Cosa dovresti aver fatto? Tu sai che in questo mondo c'è la possibilità di capire chi ruba e chi tocca cose, vero? Lo sai o no? Vieni con me immediatamente, forza! Via! Scappo! Allora ammetti la tua colpevolezza, eh? Scappo via! Non mi uccidere, ti smettila! Prego. Allora, devi essere ragionevole, perché... Fermo un attimo adesso. Parliamo da persona normale a persona normale. Perché togli hai fatto queste cose? Togli quella lascia dalle mani! Non togli quella lascia dalle mani! Io toglierò quella lascia dalle mani quando tu inizierai a parlare. Ah! Te lo me. È bellissimo, ragazzi. Non me l'aspettavo. È stato veramente così incredibile. Te lo meriti, sai? Ho aspettato questa cosa. No, perché me lo merito? Avrei confessato se mi avessi smesso di picchiare. Se non fosse stato per te, ficcanaso. Ficcanaso, io ficcanaso. Ma tu, sì. Tu hai rubato tutto dentro casa mia. No, non ho rubato tutto. Dove sei finito adesso? Come? Non hai rubato. Allora cos'è? Oh, scusa, hai rubato in parte hai rubato. Dimmi un po', hai rubato anche dei diamanti, vero? No, di vengo. Qualcuno. Ah, allora vieni qua. Vieni qua immediatamente. Vieni qua. Te li do. No, volevo prendere le cose, ci sono i tuoi diamanti. Scusa. Cosa? I diamanti che ho assolutamente preso in caverna. Vuoi dire che non c'è il keep inventory? Non c'è l'equip inventory. Tu sai quanto è grave questa cosa? No, mi stai spaventando troppo, scusa, vado nel panico, ok? Senti, adesso prendiamo immediatamente i diamanti. Oddio, guarda che disastro. Se tu non mi tippavi, io... Stai zitto! Prendi questi diamanti adesso. Li prendi e li rimetti. Grazie immediatamente. Perché per io non è che li prendo. I diamanti che ho preso in caverna? Allora, io non te li prendo. Avrei potuto prenderteli, ok? Ma non te li prendo. Tu me li devi rimettere immediatamente al posto dove era. E adesso io me ne vado immediatamente sopra. E poi dopo ti tippo, ok? Ti tippo dentro casa perché... E tu rimetti tutto a posto, hai capito? Va bene, ok.
Non volevo, scusami, volevo farti una sorpresa. Non volevo fare niente di male. Una sorpresa rubando? Che sorpresa è? Dimmi. Era una piccola costruzione. Bisogna dare la nostra amicizia. Ma che cacchio stai dicendo? Scusami, e tu la costruzione la fai rubando? Cioè prima rubi e poi dopo dici... Non avevo materiali. Quindi praticamente se io... Quindi io posso rubarti il telefono... No, zitto. Io posso rubarti il telefono e poi dopo dirti... ma guarda, volevo farti il regalo questo telefono che era tuo. Posso farlo? No, ovviamente. Quindi perché tu fai la stessa cosa con i miei diamanti? Adesso li metti immediatamente al posto di tutti i diamanti che... Ok, bene. E la tua ingordigia... verrà punita. Esci fuori da casa mia. Scusa, tieni, ti ho rubato anche questo. Ah, pure. E poi hai rubato pure l'armatura di ferro. Toh, non lo voglio. A te non serve, tu sei in diamante. Vai a quel paese, ciao. Ciao. Ok, ragazzi. È stato molto divertente è stato questo video. E, insomma, più o meno. Poi dopo alla fine mi sono arrabbiato tantissimo. Oh! No, adesso mi smuto. Allora, questo era un video dove io ti seguivo, quindi era per questo che sapevo tutto. Ah. Sì. Mannaggia te, mi hai fatto spaventare. Eri tu che hai piazzato queste cose qui a casa mia? No, quello non ero io, purtroppo. Sì, purtroppo sì. Mi sa che il mondo è completamente impazzito e diventato maledetto. Però, insomma, dopo tutto io non è che posso entrarti... Ma tu hai visto bene cosa c'è qui in casa mia, vero? Sai cosa è successo l'altra volta che mi è esplosa casa, vero? Mi ricordo, sì, è stato molto brutto da parte di Solar o da quel... Però, insomma, non ti devi preoccupare perché, insomma... Come sta fai a sapere che è stato Solar? Beh, perché c'era Solar. Beh, sì. Ok. Vabbè, allora, niente, ti saluto. Ci vediamo alla prossima volta dove, insomma, questo mondo sta diventando veramente pericoloso, eh. Forse eri tu che mi picchiavi mentre mi seguivi. Non ero io, smettila. Guarda che te l'avrei detto se fossi stato io. Va bene, ciao, ci sentiamo. Ciao. Ragazzi, no, è proprio no. Questa cosa io offesissimo che mi hai rubato i diamanti. E probabilmente lui sarà offeso che gli ho fatto uno scherzo. Ma non mi interessa niente. Ciao, al prossimo video.